Per l'UNESCO la transumanza è patrimonio culturale immateriale dell'umanità. La parola viene dal verbo transumare, ovvero attraversare, e attraversando gli uomini nei secoli hanno acquisito tecniche e conoscenze. Questo ha influito sulle varie culture regionali, in particolare quelle gastronomiche. Tra le regioni più attive c'è proprio l'Abruzzo e in particolare Teramo. Un convegno sulla piccola transumanza teramana nella sala Ipogea di Teramo giovedì prossimo, con mostra fotografica e degustazione di cibi pastorali, ripercorrerà le storie e le tradizioni che discendono da questa realtà antica. Che la transumanza esista lo sappiamo tutti, però voi volete riscoprire la piccola transumanza teramana. Sì, perché quest'anno è stato riconosciuto come patrimonio dell'umanità proprio la transumanza. E tornando indietro nella storia è venuto fuori che Teramo aveva una transumanza tutta sua, la piccola transumanza, che dai mondi della Laga arrivava fino a Roseto, passando per le piane, della Valvomano. Questa cosa ha creato i presupposti per una grande cucina pastorale. Avendo noi a disposizione tutti gli orti, è chiaro che si è creata appunto questa opportunità di questa grande cucina che noi ristoratori vogliamo riproporre. Io già lo faccio da tempo, però attraverso alcuni miei colleghi, Cipria di Mare, la stazione e Filomena di Capolinea, diamo inizio a una stagione di cucina pastorale. Qual è il menù pastorale? Beh, la regina della cucina pastorale sicuramente è la mazzarella teramana, quella profumata, quella appunto modificata e resa commestibile attraverso gli odori dell'orto, chiaramente le pallotte cace ove, la famosa pecora alla callara e poi tutto quello che è l'agnello, no? E abbinandoli anche ha una transumanza, piccolissima transumanza del capretto che passava di qua per andare nel pontino. Cioè abbiamo delle storie incredibili da proporre e anche questo momento dopo il lockdown ci dà la possibilità di creare un mercato nuovo e su questo ci stiamo impegnando molto. L'iniziativa culturale conferma il valore sociale, economico, storico e ambientale della pastorizia, che coinvolge in Italia ancora 60.000 allevamenti con oltre 6 milioni di pecore.